amici, bentornati a una nuova puntata di Spazio Z. Ci troviamo proprio qui sulla pista di atletica del campo scuola di Pesaro. E alle mie spalle, come potete ben vedere, ci sono i ragazzi che stanno facendo una loro sessione di allenamento. Ma andiamo a fare quattro chiacchiere insieme a loro per conoscerli meglio. Ciao Martina! Ciao! Fai anche tu atletica, ti troviamo infatti qui al campo scuola. Da quanto tempo? Io faccio atletica da 13 anni, quindi da quando avevo 5 anni. Proprio perché mio padre, facendo atletica anche lui da quando era molto piccolo, mi ha ispirato a fare atletica e iniziarla. E mi trovo molto bene. E quindi ovviamente questa passione è un qualcosa che ti nasce dalla famiglia? Sì, perché avendo mio padre che fa atletica, andavo a vedere le sue gare, quindi mi sono appassionata proprio di questo sport. Comunque, anche se hai il padre che fa atletica, e che cosa ti ha spinto poi a continuare questo sport e a impegnarti così tanto per 13 anni? La competizione che c'è, anche perché ti aiuta, ti ispira comunque a continuare, a migliorare te stessa, e anche il gruppo che si è formato durante questi anni, che è diventato un bel gruppo, quindi molto tutto più sereno, più competitivo, tipo famiglia. Infatti anche i tuoi compagni mi hanno detto che c'è questo spirito di squadra molto sentito, uscite anche insieme? Sì, noi usciamo anche la sera, durante le gare veniamo tutti e ognuno va a vedere la gara degli altri, ci sproniamo, ci aiutiamo, ci tiriamo tutti gli allenamenti così da riuscire a fare anche dei bei tempi per aiutarci tutti. Molto bello questo gioco di squadra. Sì, molto. Oltre all'atletica hai qualche altra passione? Io ho la passione anche della fotografia e del disegno e ogni tanto leggo quando ho il tempo libero, però mi piace soprattutto venire qui ad allenarmi, l'unica mia passione. Quindi ti occupa tutte le giornate questa... Sì, anche perché noi ci alleniamo 5 volte a settimana e poi dopo io aiuto la mia allenatrice ad allenare i bambini più piccoli prima dei miei allenamenti, quindi... Tu quanti anni hai? Io ne ho 18. 18, quindi sei ancora al liceo? Sono sì, all'ultimo anno di linguistico. E sei un po' in ansia per questa maturità? Per ora no, però quando arriverà il momento un pochino sì. Dopo hai già pensato a che strada ti piacerebbe intraprendere? Io ho provato a fare richiesta per la fashion design a Milano, sono entrata e adesso aspetto di finire la maturità e di andare su a Milano. Bella questa cosa, e come riuscirai a conciliare da una parte lo sport e dall'altra... e il corso di laurea che andrei a frequentare? Allora, avendo le lezioni la mattina, se mi organizzo per bene riuscirei a fare il pomeriggio o la sera atletica, anche perché io senza atletica non vivo, quindi devo trovare un modo. E la città come ti appare? Ti ispira Milano? La città sì, perché avendo i miei zii che abitano lì sono sempre andata a Milano, mi piace molto la città grande, quindi credo di potermi trovare bene. Ti dispiacerà comunque lasciare un po' questo campo dove sei nata, immagino? Sì, mi dispiace soprattutto anche per la gente che c'è qui, che non vedrò per molto tempo, però tocca. Si cresce nella vita e quindi bisogna anche lasciare un po' le cose che ti hanno, diciamo, fatto compagnia per tanto tempo e prendere il volo. Sì. Allora un grande in bocca al lupo per il Grazie. Tuo futuro. Ciao, come ti chiami? Federico Ferrari. Federico, anche tu fai atletica da quanto sì. tempo? Da più o meno 6-7 anni. Ah, quindi sei abbastanza, diciamo, bravo in questo sport, immagino. Sì, dai. Che cosa ti ha spinto a continuare per 7 anni questo sport? Stare sempre all'aperto e stare sempre in compagnia. Soprattutto la compagnia, gli allenamenti, tutto. Quante volte ti alleni a settimana? Dalle 5 alle 6 volte a settimana. Quindi una cosa molto anche impegnativa. Sì. Però mi piace molto, quindi qualche competizione volentieri. La fai? Sì, abbiamo fatto le gare a gennaio, abbiamo fatto le indoor ad Ancona, sono andate benino. Hai qualche abitudine prima di fare qualche gara? Qualche, non so, qualcosa che comunque ti fa rilassare? Non so, ascoltare la musica? No, niente di che, cioè, vado diretto. Vai lì tranquillo, esatto, così, tranquillo, senza pensare a niente. Esatto, l'importante è non pensare a niente. Quindi non c'è neanche niente che ti mette in soggezione, esatto, paure, ansie? Esatto, non ho ansie nella gara, l'importante è andarli spediti. E in futuro vorresti continuare questo sport? Spero di sì, però il futuro si vedrà, cioè spero di sì. Tu dici dipende anche un po' dai risultati. Esatto, ovvio, c'è gente molto molto forte. E che cosa studi al momento? Faccio la seconda all'alberghiero, seconda superiore.
Come mai hai scelto proprio l'alberghiero come scuola? Perché c'è la passione della cucina, anche mio babbo è un cuoco, mi ha passato la passione. Quella è un'altra passione oltre all'atletica, la cucina. Quindi da un lato abbiamo la cucina, dall'altra parte. Sì. E com'è conciliare queste due cose? Ah, è vero, è molto bello, perché io faccio anche la dieta per lo sport, quindi devo cucinare, assemblare cose, quindi... Ti diverti, sì, insomma? Sì, è divertente. E ogni tanto ti fai dare qualche consiglio dal papà, visto che è cuoco? Certo, sì. Mi aiuta spesso. Qual è il piatto che sai cucinare meglio? La tartare di carne. Però, mi fa male. Comunque la carne in generale mi piace cucinarla. Ti piace di più? Sì. Allora dai, un grande in bocca al lupo per il tuo percorso futuro e speriamo di vederti anche a livelli un po' più alti. Si spera, grazie mille. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Federico. Federico, anche tu fai atletica da quanti anni più o meno? Io, questo è il terzo anno che ho iniziato a fare atletica. Prima ho fatto un lungo periodo di nuoto agonistico, sempre nella squadra qua a Pesaro. Poi per una serie di motivi ho deciso di abbandonare quel mondo e venire in quest'altro mondo altrettanto bello. È un ambiente che mi piace tanto perché c'è proprio uno spirito di famiglia e siamo molto, proprio molto legati e affiatati. Quindi è proprio un ambiente stimolante, certo, alla pari dell'ambiente natatorio, ecco. Come mi hanno detto infatti anche gli altri tuoi compagni, c'è molto questo spirito di squadra. Sì, sì. E vi ritrovate anche fuori dall'ambiente sportivo a uscire insieme, magari? Certo, siamo riusciti a creare fortunatamente una comitiva, quindi terminato il periodo di allenamento, la sera quando riusciamo ci incontriamo, soprattutto nel weekend facciamo insomma una compagnia, quindi ci troviamo ad uscire, a fare le cose che fanno tutti gli altri ragazzi. Certo, è bella vita sociale. Esatto, proprio una vita sociale ed è bello essere uniti, ecco. Tu studi, che cosa fai oltre a... Io quest'anno faccio medicina, sono entrato da poco con gli scorrimenti appunto a medicina e tra poco mi devo trasferire giù a Campobasso e iniziare questo nuovo percorso altrettanto tosto e faticoso. Quindi dovrai lasciare anche questa realtà, immagino. Sì, purtroppo non sarà la mia quotidianità, però cercherò di portarla avanti, diciamo, con la costanza e cercare di incastrare quindi gli orari sempre compatibili con gli impegni universitari, certo, laggiù a Campobasso, ecco. E questa grande passione per lo sport, mi hai già detto un po' che ti è nata passando dal nuoto all'atletica, e poi come si è evoluta? Allora, c'è da dire anche che questa passione per lo sport in generale proviene proprio dalla mia famiglia, perché sono una famiglia di sportivi, da mia madre, mio padre e mia sorella. Quindi sin da piccolo sono stato abituato a fare proprio sport agonistico, mm-hmm, ed è una cosa che mi è veramente tanto piaciuta. E dopodiché si è evoluta normalmente, non c'è stato niente di forzato, è stata una mia voglia di mettermi sempre in discussione, in gioco e di affrontare appunto nuove sfide della vita, a partire proprio da quelle agonistiche. Domanda ormai di rito anche per te: se dovessi descrivermi che cos'è lo sport in tre parole, che cosa mi diresti? Allora, sicuramente è unione, sacrificio e soddisfazione. Allora un grandissimo in bocca al lupo per il tuo percorso futuro. Grazie. Mattia, se dovessi descrivere questo sport in tre parole, che cosa mi diresti? In tre parole, sicuramente passione, fatica e soddisfazione, perché sono tre parole, diciamo, che rappresentano bene le fatiche anche che fa il singolo, ecco. La quarta fuori campo comunque è squadra, perché squadra è uno sport individuale, però lo fai sempre con la squadra e quindi è la quarta fuori campo, che non si può dire, ecco. E noi comunque nel nostro programma trattiamo di generazione Z. Tu che lavori con i ragazzi ogni giorno, si può dire, e come vedi i ragazzi di oggi? Non so, rispetto a qualche anno fa sono cambiati e li vedi più motivati? Cosa qui dici? Posso dire una cosa che secondo me è importante. Qui al campo quasi tutti
tutti riescono a tirare fuori spesso le persone che veramente sono. Quindi non essendo anche uno sport di squadra, ha anche il vantaggio che ciascuno può essere, vive meglio la propria individualità e quindi non ha paura di farsi giudicare, eccetera. Una cosa che noto rispetto al passato, o comunque a come ero io, è che adesso i social hanno avuto un impatto molto forte. Ci si è messo anche il Covid, dove comunque i ragazzi si sono avvicinati di più anche alla vita digitale, però qua rimane ancora, qua comunque anche penso in altri ambiti sportivi, l'aspetto genuino dello stare insieme. Appunto, i ragazzi interlacciano dei rapporti belli, li costruiscono spesso anche delle coppie, quindi i ragazzi si trovano anche l'amore qua da noi, ed è bello, ed è bello anche da parte mia dirigente, che ho fatto e faccio anche il coach, aiutarli, perché hanno tantissimo potenziale, tantissima voglia di fare, quindi quando la gente lamenta spesso di queste nuove generazioni, io non mi sento affatto di avallare questa cosa, perché io ho trovato il contrario: hanno voglia di fare, i ragazzi vanno indirizzati e aiutati in quello che loro vogliono fare, in quello che è la loro idea. Quindi da noi poi i ragazzi hanno 20 discipline a disposizione, quindi è un po' come nel settore lavorativo: non ti va più di fare una cosa, bene, dimostrami che vuoi fare qualcos'altro e che hai la voglia di metterti in gioco. Ecco, metterti in gioco è per me un bello slogan, ecco, dell'atletica: mettiti in gioco, perché sei tu che crei i tuoi risultati, e quindi scendi in campo, in pista con noi e mettiti in gioco. E provi a dare il massimo, esatto. Provi a dare il massimo, è una sfida contro se qua, è una sfida contro se stessi. Poi ci sono le competizioni di squadra, che sono i campionati di società, dove invece ciascuno è chiamato a fare il suo meglio per far raggiungere la squadra certi obiettivi. Però spesso è lottare contro di te, lottare fin dove ti puoi spingere, sia in allenamento che quanti allenamenti fai, vuol dire, quindi quanto sacrificio fai, e qua si vede. Cioè Marcel Jacobs, piuttosto che Usain Bolt, i più blasonati si allenano 2-3 volte al giorno e danno il massimo, devono stare concentrati, e qua si spinge al limite il corpo nel gesto tecnico, oggi poi superlativo. Nel calcio puoi sbagliare un passaggio, qua se sbagli un appoggio perdi una medaglia olimpica. Quindi è così. Mi hai descritto una realtà molto bella, dove ognuno può dare il massimo, mettersi in gioco, come hai detto tu, frase molto importante, molto significativa, e soprattutto c'è un grande spirito di squadra che ti aiuta comunque in questo percorso, non ti fa sentire da solo, ma ti fa sentire con un gruppo alle spalle che ti aiuta sempre, no? Anche nei momenti di difficoltà. Sì, noi ci proviamo come società, facciamo il massimo. Una cosa che oggi è molto difficile in realtà è tenere in piedi le società, perché le società oggi vanno verso una professionalizzazione, quindi non c'è più quell'aspetto dilettantistico. Oggi è tutto molto professionalizzante, però noi ci proviamo, perché ad esempio io faccio la libera professione e quindi devo incastrare anche un po' i miei impegni, però credo che il fatto di stare vicino ai ragazzi, indirizzarli e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi, noi lavoriamo, stiamo cercando di lavorare molto per obiettivi, cioè è un obiettivo tuo, grande, piccolo che sia, è tuo, noi ti aiutiamo a raggiungerlo, e quindi vedi un sacco di percorsi che crescono. È una realtà dinamica, ecco, spero di aver risposto parzialmente alla domanda. Ecco. Certo, assolutamente, anche molto soddisfacente, aggiungerei, nel momento in cui vedi che l'alunno, il ragazzo con cui stai lavorando, poi raggiunge degli obiettivi, insomma, i risultati che sì, sono stati prestati. Viene fuori molto la personalità delle persone qua, perché dei ragazzi, ma piuttosto anche che dei grandi, perché sei qui che appunto dai il massimo e si vede se molli, ma non te ne devi vergognare. E come dico sempre, una cosa che mi sorprende sempre quando parlo con i ragazzi, perché poi faccio anche il coach, è che la scuola crea questo senso dell'errore nei ragazzi, che quando li riprendi qua è uno sport individuale, quindi puoi decidere te quanto impegno dare, io ti dico quello che sbagli, quando li correggi i ragazzi si irrigidiscono, perché la scuola crea molto questo senso dell'errore, e da noi invece è diverso, io ti correggo, se tu migliori, ti metti in gioco, vedrai che migliora la tua prestazione, quindi lo fai solamente per te, non c'hai la famiglia, non hai niente intorno, non hai pressione, lo fai solo per te. Ed è bello, perché quando capiscono questa cosa i ragazzi si mettono in gioco e vogliono vedere loro quanto possono dare, soprattutto gli adolescenti, con 13-14 anni, che sono i più ribelli, però
loro si vogliono mettere in gioco. E quello infatti ecco perché non mi ritrovo nel discorso delle nuove generazioni. Le nuove generazioni hanno tanto da dare, vanno indirizzati, va investito su di loro. Questa è la verità. E questo è proprio il momento giusto per dirlo, dato che noi parliamo di generazione Z e appunto diciamo che dobbiamo investire sui giovani e ascoltare le loro parole, quello che ci dicono sicuramente è un passo in avanti per dare loro ascolto, insomma. Sì. Un grande in bocca al lupo. Grazie. Siamo in compagnia di? Margherita Scriratti. Margherita, anche tu fai atletica da quanto tempo? 4-5 anni. Quindi diciamo... da un bel po' di tempo. Questa passione com'è nata? Ma in realtà perché prima facevo ginnastica artistica e mi sono infortunata diverse volte, quindi ho provato a cambiare e mi sono trovata molto bene, quindi dopo ho iniziato. Anche tu come i tuoi compagni ti trovi bene in questo gruppo? Sì, moltissimo. Esci insieme? Sì. E vi frequentate insomma anche dopo gli allenamenti? Sì. E che cosa vi unisce oltre allo spirito di squadra? Ma abbiamo legato molto comunque anche allenandoci insieme quasi tutti i giorni e abbiamo trovato molti punti in comune, dopo anche le gare abbiamo legato molto. Quali altre passioni hai dopo lo sport? Ma in realtà oltre allo sport studio e... Che cosa studi? E scienze umane, faccio la quinta liceo. Quindi quest'anno anno della maturità, sì. Come ti senti? Un po' in ansia? Sì. Che cosa ti preoccupa di più? Ma l'esame, tutto... Cioè uscire comunque con un bel voto e crearmi un futuro. E riesci a gestire bene sport e scuola? Ancora sì, perché appunto sono riuscita a organizzarmi e avere gli allenamenti sul tardi, quindi studiare prima e poi andare agli allenamenti una volta finito appunto lo studio. Certo, richiede dei sacrifici, tipo a volte studiare fino alle 10 alle 11 di sera, però si fa. E gli amici riesci comunque a vederli? Sì, nel weekend e nei giorni di riposo, oppure la sera, se non finisco di studiare tardi, appunto esco. Quindi se dovessi dare un consiglio ai giovani atleti come te, che adesso ci stanno guardando, cosa diresti per cercare di creare questo equilibrio, no, tra tutte queste cose? Bisogna sapersi organizzare, sapere avvantaggiarsi comunque anche con lo studio nei giorni, nei giorni liberi e niente. In futuro ti piacerebbe anche continuare questa strada sportiva verso un percorso anche lavorativo oppure preferisci, non so, magari andare all'università, concentrarti più su altro? Allora, per adesso vorrei fare l'università, ma ho già trovato il modo di allenarmi andando anche all'università perché appunto a Bologna comunque c'è il campo di atletica e quindi quando avrò tempo libero, se riesco, vorrei allenarmi. E che cosa andrai a studiare? Scienze della formazione. Quindi vorresti diventare insegnante? Sì. Che cosa ti appassiona di più di questo mestiere? Ma stare a contatto con i bambini, aiutarli, tutto. Diciamo la gioia anche che trasmettono, sì. No, a volte, stando a contatto con loro, un semplice sorriso magari ti cambia la giornata. Sì. E domanda un po' più difficile anche per te, se dovessi riassumere lo sport in tre parole, cosa mi diresti? Passione, libertà. Tanta voglia di fare, cioè tanta voglia di riuscire a superare i propri obiettivi. Riuscire a superare i propri obiettivi, bellissima questa cosa che hai detto. È sempre un cercare di migliorare, lo sì. Sport ci insegna anche questo, no? Perché con tanti sacrifici noi cerchiamo di andare ogni avanti, volta aggiungere un sì. Pezzetto. Allora un grandissimo in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. Ciao, come ti chiami? Piero. Piero, da quanto tempo fai atletica? Un paio d'anni, 2 anni. Quindi sei fresco anche tu in questo sport. Sì. Cosa ti ha spinto a iniziare? La voglia di correre, di mettermi in gioco, di sfidare altra gente, sì, gli avversari. Quindi sei uno un po' competitivo? Sì, parecchio. Qualche gara l'hai già iniziato a fare? Fatto sì, già 5-6 gare, adesso vediamo. Come sono andate? Non troppo bene, sono ancora all'inizio, però ci si prova, mi impegno e vado. All'interno di questo gruppo come ti trovi? All'interno di questo gruppo molto bene, c'è un bel gruppo, bella gente, sono in buona compagnia, dai. E gli altri tuoi compagni mi hanno detto che c'è un grande spirito di squadra, condividi questa cosa? Sì, assolutamente, cioè, ci aiutiamo tutti, ci stimoliamo sempre durante gli allenamenti, ci incitiamo, quindi sì, trovo d'accordo. Studi oltre a fare sport? Sì, scienze motorie a Urbino, e sono al secondo anno. Prova a finire in fretta, dai, fare in 3 anni. Ci si prova, dopo cosa hai in mente di fare? Dopo un personal trainer, comunque un allenatore, restare comunque nel campo dell'atletica o
sport simili, diciamo. Diciamo che hai trovato il giusto equilibrio tra sì. sport e studio, anche più o meno le materie, diciamo, la materia è la stessa, sì, no? Sì, sono anche altre materie, però alla fine dei miei studi andranno a concludersi qua, sul campo d'atletica, diciamo. Certo. Altre passioni oltre allo sport? Quasi niente, un po'. Sei uno sportivo a tempo pieno. Sportivo, un po' le macchine, dai, sono. Ma sport è la maggior passione. Che liceo hai fatto? Ragioneria, il Bramante. Come ti sei trovato? Non troppo bene, non era, diciamo, la mia scuola, appunto. Quindi adesso sono contento di aver scelto l'università giusta rispetto, sì, al liceo. Se tornassi indietro, cosa faresti al posto di ragioneria? Questa è una bella domanda. Non so, o alberghiero, comunque riguarda l'alimentazione. Mm-hmm. Se no non saprei, penso alberghiero, sì. E domanda un po' più difficile anche per te adesso. Se dovessi descrivermi lo sport in tre parole, cosa mi diresti? Passione, grinta, determinazione. Beh, allora un grandissimo bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie. E questo, amici, è Spazio Z! Amici, siamo giunti al termine di questa puntata stupenda. Mattia, ti abbiamo rubato dall'allenamento, ti stavi allenando, cosa stavi facendo? Sto facendo un pochino di mobilità, appunto, che si fa sempre prima di iniziare il vero e proprio allenamento e le vere ripetute. Adesso oggi abbiamo delle partenze perché un atleta della società, appunto, dovrà affrontare gli italiani. E quindi è bello perché, appunto, ci si aiuta anche a vicenda in questo sport. E quindi adesso facciamo le partenze dei blocchi, che è una fase molto importante della gara, appunto, dei 60 metri, che è tutta velocità e tutta partenza. Concludiamo con un messaggio da parte tua ai nostri amici della generazione Z. Cosa ci diresti? Direi, appunto, che è molto importante fare sport, perché sport non è solo allenamento, ma allena anche la mente. E crea socialità, crea gruppo, crea interesse e anche obiettivi, perché qui ognuno di noi viene al campo per divertirsi, ma anche, appunto, per affrontare un percorso e quindi degli obiettivi, per porsi obiettivi sempre nuovi, sempre, appunto, continui. E quindi è molto importante fare sport e poi, appunto, se si fa gruppo, la cosa viene molto più semplice. Ed è ancora più bella. Ed è ancora più bella, assolutamente. Da Rossini TV e da Letizia Moretti è tutto, alla prossima puntata.